Ma ragazzi, noi ci fermiamo qui a berci un caffè perché prima di partire bisogna farci un caffè. Giusto Paolo Saurus? Un caffè è giusto, ci vuole. Perché il caffè è importante per quando guidi, per stare svegli, però se è un caffè d'orzo è difficile che questa cosa si abbia. Non è che c'è tutta questa miglioria, no? Alle prestazioni d'autista. Anzi, tu audio e sonno. Siamo pronti per andare allora. L'autista è pronto? Sei pronto? Sì. Prontissimo. Col caffè d'orzo siamo veramente alla grande. Speriamo bene, incrociamo le dita, la Dino Case ragazzi, eccola qua, questa è una sorpresa. Occhio che hai una macchina davanti. Quale macchina? Andiamo bene. Occhio. Si parte. Sì, siamo in una botte di ferro, in fondo all'oceano però. Di bucata oltretutto. Sì, la strada per Roma è facile, è sempre dritta, non puoi sbagliare. Quindi mi raccomando, non prendere tangenti. Cioè l'allarme antincendio. Cos'è sta cosa? È la cintura. Ah, ma ce l'ho la cintura. No, dei jeans. Sì. Tu guarda dritto che andiamo a sbattere. Io mi preoccupo ragazzi per la mia incolumità. Ma io ci sono, insomma, bisogna stare attenti alle macchine che vanno come i razzi, pari di sta Imola. Allora. L'ho messa la cinta, ancora suona. Non l'hai inserita, tu devi inserire tu, vabbè, a parte te con l'inserire, vabbè. Lascia fare a chi mi inserisce. Te l'hanno mai detto che la tua cinta è veramente scomoda? È una cinta normalissima. Ma è un casino. Ma messa la cinta ragazzi, ecco, adesso siamo pronti veramente per fare questa avventura. Tu perché non hai le mani prensili, tu hai le dita alla Dinorec. Sì. E così non riesci a inserire bene, a prendere gli oggetti. Certo, detto da te che non hai nemmeno il pollice opponibile, diciamo è veramente un'offesa. Comunque ragazzi dai, siamo abbastanza in forma. Io sto al terzo caffè, lui al secondo caffè d'orzo, quindi siamo belli svegli e pronti per questa avventura. Tutti a Roma. Continua per 800 metri. Impostato o impastato, dipende dai punti di vista. Il sesto tra 82 metri. Zone abbastanza collinose / montuose e non prende benissimo. Diciamo che però ha preso, pare che ha preso adesso. Piglia? Ha preso. Ha preso, sì. Diciamo cartella di marcia, no? Sì, tabella di marcia. Cartella perché siamo all'elementare, siamo fermati noi. Siamo diretti alla destinazione, dai. 50 minuti. Luciano Manara o Milo Manara? Via Luciano Manara. Preferivo Milo. L'hotel? Ma che hotel? È una casa, ragazzi. È la casa di Peppe. La casa di Peppe. Si rivelerà un serial killer. Sicuro. L'ultimo messaggio per voi, perché l'hotel dove stiamo andando in realtà non è un hotel ma è una casa. Quindi siamo nel traffico di Roma. Il nostro autista è un po' nel panico, ma ci vorrebbe un'altra tazza di orzo così. In realtà ci vorrebbe il teletrasporto qua. Effettivamente il traffico è abbastanza importante. Però Roma è una bellissima città. A volte ci si dimentica quanto è bella dopo un po' che non vai. Avremo modo di vederla. Soprattutto questa zona l'abbiamo vista già 3-4 volte. Allora, praticamente siamo arrivati a Roma, siamo lungo Tevere, anche se il Tevere non si vede, vi garantisco che è giù. Ed è parecchio lungo? È parecchio lungo, noi abbiamo parcheggiato alla fonte e dobbiamo arrivare alla foce. Come sei? Sei stanco, portaborse? No, stanco no, distrutto okay. Direi. Puoi reggere anche questo allora. Il Tevere, che si chiama Tevere anche se è fatto d'acqua. Pa 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 p
capito un cazzo. E luce fu. Oh, così. Sto facendo varie prove video per vedere, diciamo, la telecamera da utilizzare domani. Ma io c'ho fame. Ma che c'entra la fame adesso? Ah, sono 8:36. Ma dai, prestissimo. Ma mangià. Ma hai finito di mangiare le patatine? Ma che chi sei? Ma quelle mi hanno aperto lo stomaco. Una bella bistecchetta, due fettuccine. Ma non c'è uno stomaco, c'è una zampogna. Non salire troppo con quelle. Dai. Cosce. Allora, niente ragazzi, ma poi sei sto cellulare? Sì. Guarda, la società di oggi ragazzi, tutti con il cellulare in mano. La società, sto controllando le foto che ho fatto e che farò per te domani. Per me non farei proprio nulla. Tu lo farai per la... per la causa, che è diverso. Per la causa. È un tipo sveglio soprattutto, questo ci piace di lui perché in ogni momento sa come tirarti su. Vabbè, da buon consumatore di orzo navigato qual è, ci può stare, no? Ma in realtà è solo da un giorno che siamo a Roma, ma abbiamo camminato praticamente, abbiamo percorso la stessa distanza. Terra-luna. No, non volevo dire terra-luna. Terra-Marte. Quanto dista Terra a Luna, lo aspetta, sai? Scusate che mi sta... Ci sta chiamando... Ah, ci sta chiamando Tiran! Tiran, ragazzi, Tiran, mettilo in viva voce! Mettilo in viva voce! Mettiamo subito in viva voce, eh! Ciao, Tiran! Tiran! Vabbè, avete ascoltato il messaggio che vi ho mandato? No! No, ancora no! Che è successo? No, appunto, mi erano venuti i dubbi perché ho provato a chiamare Francesco, non mi ha risposto. Ho mandato un messaggio, non mi avete letto. Attenzione, Tiran si sta arrabbiando. No, dopo ti manderemo anche queste prove di video, te li manderemo. Così ma che manderemo? È domani mattina il... Vabbè, ma dopo gliele mandiamo tramite, no? Sì. Gliele regaliamo, no? Come no? Tiran vuole che andiamo a dormire perché dice che domani non ci alziamo. Cosa dice? Dai, fallo ascoltare. Sì, ma io stamattina ho mandato un messaggio alle 6:12 ed ero già in via di da mezz'ora 35 minuti perché sono al bar a fare colazione e Paolo mi ha risposto con calma alle 06:36. Quindi quanto è preciso, ragazzi? Adesso si chiama non facciamo scherzi, ragazzi, che sono tre giorni che mi sveglio alle 5:50. La precisione e la puntualità di Tiran non sono in discussione. Cioè, lui si sveglia ogni giorno alle 5, vabbè, ma mica è colpa nostra se non riesce a dormire. La colpa è nostra e non siamo puntuali noi? Ma guarda una cosa incredibile, che faccia? Che c'ha anche la faccia di dire questo. Cioè ci dà dei non puntuali. Come si dice guarda in italiano quando uno non è puntuale? Non puntuale. Sì, mi piace la tua genialità. A puntuale, come si dice? Dispuntuale. Dispuntuale. Spuntuale anche. Fa male, non puoi fumare a quest'ora. Cioè, una stanza di 10-15 metri quadri. No, dai. Che cazzo sei vestito? Sono un triceratops. Ma sembri uno che fa il più porno una serata. Mi casa essere un triceratops a quest'ora. Oi ragazzi. Oh raga. Ora. Ma t'ho sentito che ci sono la telecamera? Si sente il zip. Oh ragazzi. Oh, ragazzi! Cioè, adesso hai imparato anche a accendere la telecamera. Siamo passi! Il porta borse. Oh, ragazzi! Siamo passi! Il butta borse. Ah, ragazzi, ecco cosa metteva Dinorec. I potenti mezzi della tecnologia. Un po' di modellini. E la Safari Carne. Sai come si chiamano? I nomi li sai? Io mi intendo di piante, non di dinosauri. Però devo ammettere, ragazzi, penso che anche allora, voi... Allora, qua sopra ci sono delle piante. Che piante sono quelle? Il nome di quelle piante. Finte. Piante finte. E questi cosa sono? Questo è un triceratopo. Ehi, attenzione, hai beccato uno. Scommetto che questo non lo sai. Questo è uno con la bocca grande. Ah, interessante. E Dinorec, guarda, questo ha gli stessi artigli dello stemma. Sì. Possiamo quasi citare per violazione di copyright.
Questa non sarà conosciuta. Anche questa. Questo ha un corno solo, per cui questo è un monoracido. Questo è un triceratopo. Questo è un monoracido. Ne ha uno solo. Scendiamo sotto, perché Vinorek non si è limitato a riempire un solo piano, ragazzi, ma ne ha riempiti altri. Diciamo che la vedo un po' vuota questa scrivania, quindi mi sono permesso di riempirla un po'. Saggia decisione. Questo è uno stegosauro. Mamma mia, ragazzi, siamo proprio messi male qui. Non è uno stegosauro? Nella tua fantasia potrebbe essere anche un velociraptor. Perché queste non sono steghe? Sì, sì, sono steghe. Guarda che bello quello. Quello lo conosci, dai. È su tanti libri, l'ho presentato. Non puoi non conoscerlo. Questo è un T-Rex. Sì, ok. Che cazzo? Stavo finendo! Siamo pronti a partire, ragazzi, alla volta dell'impero dei dinosauri. Quindi, eccolo qua, il nostro buttaborse, e poi abbiamo dietro Tiran. Ciao, buttaborse e fotografo. Il fotografo anufficiale. Allora, ragazzi, il Colosseo è a destra. E San Pietro è dritto e noi dobbiamo andare a sinistra. Sì. In realtà San Pietro è dritto. Sarà sicuramente dall'altra parte. Vabbè, ma tanto in video non si vede, raga. È solo per far figo, per far vedere che capisco di Roma. Raga, mi dovete dire dove devo andare, io qua non. Infatti io ipotizzavo. Sono le peach mint che... Civiltà, ragazzi, civiltà. Paolo Saurus, perché non lo tiri su? Perché ho le mani occupate. Sei in civile anche tu. Però te che hai le mani libere? C'ho la mappa in mano. Lo chiedi a me che c'ho la GoPro? E Dino è che dovrebbe dare l'esempio anche ai suoi youtuber. Senza fare cose, capito? Io sto concentrato perché qua dobbiamo cercare di capire bene la situation, che qua ci siamo ritrovati dentro un palazzo, quindi ci stiamo affidando alla cultura, diciamo, cartografica di Tiran. Alla guida, sì sì. Adesso siamo finiti in un palazzo e un kebabaro. Vediamo adesso dove ci condurrà. Dino Recenziani, venite tutti insieme a noi all'impero dei dinosauri. Siamo immersi nel verde. Pappagalli anche ci sono, pappagalli. Potete sentire il verso. Scopriamo tutte le ricostruzioni di dinosauri che ci sono qui all'Orto Botanico di Roma. Per questa mostra, l'impero dei dinosauri, organizzata dall'APPI, l'Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana, che vede la fusione di dinosauri in carne e ossa con paleoacquarium. Questo è l'Orto Botanico di Roma, che praticamente ci consentirà di vedere tutte le riproduzioni a grandezza naturale, scala 1 a 1, dei dinosauri, anche mammiferi, ragazzi,